Snow falls on an old apartment. Inside, the holiday season is in swing. On the first floor, Cokes are poured and stories shared among friends. Three flights up, one generation passes down the family recipe to the next. So good. Inside every home, there's magic. Coca-Cola, real magic. Enjoy the real magic of the season with close friends, family, and a refreshing Coca-Cola paired with all your holiday meals. Alle 9. Contribuisci con noi ad allargare l'informazione. Amiche e amici di Alle 9, benvenuti e bentrovati, episodio numero 105, oggi il primo dicembre, tra 24 giorni è Natale, pensa a te. È un vero e proprio assedio quello che le forze politiche stanno perpetrando nei confronti di Mario Draghi affinché continui il suo lavoro al governo della nazione. Pensate un po', alcuni la leggono come una diciamo così, possiamo chiamarla atto di debolezza dei partiti italiani, perché continuano a volere Draghi praticamente da tutte le parti, da Berlusconi a Conte, da Letta a Salvini. Questi giorni si sono stretti intorno al premier Mario Draghi per tenerlo appunto bloccato alla guida del governo. Intanto c'è un altro cambio di passo, un altro cambio di idea. Il 72% degli iscritti al Movimento 5 Stelle ha detto sì per far iscrivere appunto il Movimento 5 Stelle nel registro dei partiti per ottenere finanziamento 2 per 1000. Il voto segna un cambio di passo, come detto prima. Le origini, i 5 Stelle avevano fatto del no al finanziamento pubblico e del rifiuto di definirsi partito le loro parole d'ordine. Bene, hanno cambiato idea. Cambiare idea io ritengo sempre sia un atto di intelligenza. Vi ricordate la richiesta della Procura di Milano relativamente alle piattaforme di consegna a domicilio, quelli che sono state accusate di non rispettare le norme sulla sicurezza del lavoro dei ciclofattorini o riders in inglese, e avevano previsto una multa di 733 milioni di euro, è stata ridimensionata a soli 90 mila euro. Un bello sconto, eh?
Intanto la nostra Federica Pellegrini ha nuotato nella sua ultima gara, i 200 metri dello stile libero ai campionati invernali italiani di Riccione. L'ha vinta prendendosi il titolo nazionale in 1 minuto 54 secondi e 95 centesimi davanti, credo, a Ceracchi e Panziera. Esattamente, Rachele Ceracchi e Margherita Panziera. E ha festeggiato con un tuffo in piscina insieme, pensate un po', al presidente del CONI, Giovanni Malagò. Bene, la Juve ha vinto contro la Salernitana a Salerno per 2-0. Ho sofferto per tutta la vita, poi ho imparato a trasformare la sofferenza in forza, l'odio in un'arma. Questo è quello che dice Zlatan Ibrahimovic ad Aldo Cazzullo in una bellissima intervista, tutta da leggere sul Corriere della Sera. Bene, facciamo una piccola pausa e dopo torniamo live. Your favorite things feel made for you. Your education should too. University of Maryland Global Campus, formerly University of Maryland University College, was made to serve the military and working adults like you. Today, we continue that tradition by offering frequent start dates so you can get started with convenient online learning that fits your schedule, by recognizing your accomplishments with credits you can earn for what you know, by providing no-cost online resources replacing most textbooks because a college education can fit your budget too, and with no SAT or GRE required for most programs. University of Maryland Global Campus, made for you. Last year, we awarded more than $15 million in scholarships to qualified students, including community college students, service members, veterans, and working adults just like you. Discover how we can make your education and your goals for the future a reality. Visit us at umgc.edu. That's umgc.edu. Certified to operate in Virginia by CHEV. Alle 9, il podcast in diretta in onda dal lunedì al sabato su www.icebergonair.it. Partecipa mandando un WhatsApp al numero 333 883 4887. Alle 9, contribuisci con noi ad allargare l'informazione. Eccoci qua, siamo tornati live. Oggi abbiamo ospite, intanto nel sottofondo si sente il suo primo pezzo, è venuto fuori nel 1996. Abbiamo con noi DJ Dado, andiamo subito a intervistarlo perché ha fatto uscire un ultimissimo pezzo che è online e nelle radio, se non sbaglio, dal 19 novembre. È giusto, Dado? È giustissimo, ciao a tutti gli amici ascoltatori della Sardegna. Io sono molto legato alla Sardegna perché ho fatto molte serate, quindi viviamo veramente, sì, viviamo veramente tanto. Ho avuto sempre delle belle soddisfazioni in Sardegna. Adesso bene. Essere in diretta in via telefonica con te, con gli amici della Sardegna, ed è fantastico. Comunque, sì. Vi saluto tutti. Dove sei stato qua in Sardegna? Ma ho girato un po' dappertutto, ho fatto Alghero, ma mi ha sparato in un sacco di posti, guarda. Tutte le discoteche più belle le ho fatte tutte, adesso non mi ricordo più, sinceramente, ma ne ho fatte talmente tante che non mi ricordo proprio più. Ecco, noi trasmettiamo da Alghero, tra l'altro, Sì, comunque avrò fatto credo un centinaio di serate in Sardegna. Un bel periodo in cui le serate si potevano fare alla grande senza problemi Covid, forse anche di più di 100 ne ho fatte. Sono stato anche in montagna, in Alta Sardegna, quindi ho fatto un sacco di posti. Adesso sembrava che questo Covid fosse messo alle spalle, invece porca miseria, è uscita una nuova variante. Quando meno te l'aspetti, quando finire, trac, adesso arriva questo che ha un nome strano. E purtroppo c'è di nuovo ancora un piccolo blocco. Speriamo di sbloccarci, dai, almeno per Capodanno, almeno facciamo divertire i nostri amici che hanno veramente voglia di ballare. Di scendere in pista, mamma mia che bello. Poi soprattutto con la musica dance, quella che proviene dagli anni 70-80, quando fanno il revival, la gente in pista. Vabbè, certo, il genere 90 sicuramente io me ne sono accorto facendo delle piccole serate possibilmente che si possono fare nelle mie zone, che sono riuscito a farle fortunatamente anti-Covid. Ho notato che quando metti sul 90 la gente impazzisce veramente, balla veramente a squarciagola, cambia proprio umore, gli occhi brillano. L'Italo Dance 90 negli anni 90 siamo stati capostipiti, cioè, di tutto il mondo. Abbiamo dominato il mondo per 10 anni con la nostra musica a livello internazionale, e poi
anche, ci hanno anche copiato gli stranieri, cioè, certo. E ci hanno congratulato e abbiamo preso un sacco di Grammy Awards in tutto il mondo. Ne ho presi due in America, tra X-Files e Remix di Boy George, cioè, sono stato due volte in America registrando anche Coming Back e Gimme Love, e ti posso dire che in America la Italo Dance era considerata per gli americani una cosa, cavoli che bello, in sud dicevano, perché loro non erano capaci di fare questo nostro genere, quindi erano molto interessati, però era quasi scienza per loro, cioè, vedere ma noi italiani infatti siamo quando creativi. Io ho registrato, certo, quando io ho registrato Coming Back a New York con Michel Weeks, e tutti i ragazzi dello studio, infatti passavano personaggi importanti tipo David Morales, era uno studio molto importante, Morales, Danny Tenaglia, Roger Sanchez, DJ Louis Vega, quindi DJ famosi, passavano in questo studio perché era uno studio molto famoso che registravo con Michel Weeks, e tutti quanti rimanevano lì a guardare e dicevano: oh, Gritz, fantastico, beautiful, continuavano a dire, perché per loro, capito, erano suoni e sonorità, erano curiositi da questo modo di... Infatti poi dopo Coming Back si piazzò nelle top 10 di vendita in America, quindi c'è, è stato un grande successo, cioè, insomma, con la moda e con la musica noi segniamo a tutto il mondo, dai. E anche col cibo, anche col cibo, New York, quando passeggi nelle vie ti trovi Versace, ti trovi Gucci, ti trovi uno in fila all'altro, te ne trovi. E poi i ristoranti italiani sono strapieni. Senti, tu nasci nel 96, tu sei uno specialista. Io nasco nel 96. Uno specialista di cover, hai collaborato con nomi importanti, con Giorgio Moro. Ma diciamo che più che specialista di cover, io sono un amante di film, sono un gran guardatore di film, specialmente nei film particolari, tipo X-Files. Una serie che ancora prima che partisse la pubblicità ero già pronto lì davanti al televisore ad ascoltare. Il giorno in cui partì la sigla del telefilm non gli diede neanche tempo di sentirla un attimo, che infilai, e tempo c'era il VHS, ti ricordi? Sì. Infilai il VHS e ho detto: cavoli, fammi registrare subito questa sigla, che è fantastica, faccio New Age, perché ha un po' di quello stile un po' age, un po' lunch, questi suoni un po' così molto, molto sfilettati. Vabbè, comunque io l'ho captata subito, ho detto: per me si sposa perfettamente mettendogli sotto una bella base dance. Ci avevi già visto tutto lì, appena hai sentito le prime... Senza stravolgere troppo, seguendo i piani dream della situazione dance. Infatti io ero ormai, siamo stati i primi due, insomma, a inventare la musica dream. Infatti su Wikipedia ci segnalano come gli inventori della musica dream anni 90. Poi dopo, pace all'anima del mio amico Robert, che se n'è andato, io ho ereditato questa cosa di diventare un po', insomma, il capo stile della musica dream, quindi grazie a Wikipedia che mi ha premiato su questa cosa. Vabbè, comunque, ascoltando questo brano qua di X-Files, immediatamente cosa succede? Lo ascolto, lo porto in studio, e è stato il brano che ci ho messo minor tempo nella mia vita per incidere. Perché ce l'avevi già in testa, era già lì. Sì, sono andato nello studio del mio musicista, a quei tempi era Roberto Carlo Salsotto, insieme lo mettiamo giù, lo creiamo, mettiamo sotto una, forse in neanche 24 ore abbiamo finito il pezzo. È il disco della storia di DJ Dado che ci ha messo meno tempo e che ha venduto più dischi in tutto il mondo. È incredibile, abbiamo venduto oltre 10 milioni di copie, compreso l'album che stava collegato insieme, in tutto il mondo 10 milioni di dischi, cioè solo con X-Files. Senti, ma ti manca il disco fisico, il vinile, quel suono caldo? No, non mi manca, anche perché io sul nuovo disco che sta uscendo ho fatto fare la stampa del CD e del vinile, sia il CD singolo che il vinile, cioè. Bene. Io le vecchie tradizioni non le abbandono mai. Dici, ma la gente tanto in macchina si mette la chiavetta. Ma ci sono anche le signore che gli piace avere il suo bel CD ancora in macchina, sono tradizionali e hanno il loro CD. E chi l'ha detto? Cioè, io sono stato a New York, c'è il Virgin Megastore a New York, a Times Square, e qui entri dentro, cioè, dentro ci sono degli scaffali enormi di vinili e CD. Cioè, solamente in Italia si dice che è morto il CD e il vinile.
ma in tutte le altre parti del mondo questo non succede. Cioè, l'Italia è un paese veramente strano, cioè CD vinile è morto, solo piattaforma, cioè noi siamo veramente come un po' come delle caprette, cioè andiamo dietro a delle cose che ci mettono nella testa. Poi il vinile fa anche arredamento, io adesso l'ho messo qui a casa. Voglio dire alla gente, girate un po' il mondo, fatevi un bel viaggetto, andate a New York ad esempio a farvi un giro, adesso certamente col Covid non è il massimo andare a girare moltissimo, però il giorno che si potrà, fate un salto a Times Square. Quando arrivate nel centro di New York vedete il Virgin Megastore, che è grandissimo, e lo vedete come è proprio grandissimo. Entrate dentro, si entra col carrello, cioè quel carrellino come fare la spesa al market. La gente riempie il carrello di CD singoli e vinile, e quando va alla cassa appoggiala come se fosse una spesa da cibo. Cioè comprano tantissimi, perché sono abituati in America a comprare il CD singolo, cioè non comprare l'album intero. Cioè mi piace una canzone, io compro solamente un singolo. Poi dopo, da seguire, se esce un altro singolo, lo sento il secondo. Se dopo due o tre singoli mi piace, allora comprerò il CD. Ma pensi che tornerà qua in Italia questa... Cioè torneremo a comprare i CD singoli e vinili, secondo te? No, il vinile è tornato prepotentemente, e tutti i disc jockey mi continuano a scrivere su Instagram, e sono più di 10.000 persone che mi continuano a mandare messaggi. Arriverà il vinile, io non riesco a rispondere a tutti, quindi a chi posso rispondo presto. Arriverà un link che chiaramente in stampa il vinile, e potrete comprarlo su Amazon, un po' dappertutto, Amazon, poi c'è un'altra piattaforma, insomma comunque verrà pubblicizzato via social dappertutto, dove potete comprare vinile oppure CD singolo. Penso che in giro fra 10 giorni deve essere già in commercio, quindi da Amazon alle varie vendite comunque online, dove puoi ordinarlo, ovviamente bonificare la tua carta di credito, e poi ti arriva a casa tranquillamente. Bene, e allora parlaci del tuo ultimo pezzo, fatto in collaborazione con un'altra grande artista, con Simone J, mentre ci salutiamo lo mandiamo in onda. Parlaci di questo, certo. Flying Air. Allora, Flying Air, niente, è nato praticamente di gennaio, me ne sono andato tre anni, cioè quasi tre anni a New York, a fare il DJ resident nei locali, perché ero sinceramente un po' stufo di quello che mi accadeva. Ho fatto tantissimi dischi, ho remixato tra dischi miei e remix, ho fatto 500-600 dischi in tutti i miei anni di continuità, a partire da X-Files, arrivare fino a Where Are You, You and Me, Where Are You. E poi a un certo punto, visto che la musica stava un pochino cambiando, sinceramente, c'è stato un decennio che è cambiata un po' la musica, e non mi piaceva sinceramente tanto fare quello che volevo fare, cioè a modo mio. E poi sono tornato da New York, ho fatto DJ resident per un po', poi mi sono accorto che DJ resident non fa a caso mio, ma io sono un cavallo libero, mi piace girare, così sono tornato di nuovo a girare le serate. E poi dopo ho visto che sui social continuavano a scrivere: Dado, dove sei? Dado, torna, ti prego, facci sognare. Cioè io, te lo giuro, mi si è aperto il cuore, mi sono commosso. Un bel giorno ho messo una locandina. È bello, sì, ho aperto un profilo Instagram che non l'avevo ancora aperto, e in giro di un attimo siamo arrivati subito a 20.000 follower, cioè in giro di poco, quindi vuol dire che ho moltissimi fans ancora che mi seguono, ed è stato bellissimo. Con un messaggio ho detto: ragazzi, torno per voi, per amor vostro, e perché mi avete veramente commosso e mi avete chiesto di ritornare. Lo faccio solo e esclusivamente per voi, per il grande amore che proprio per voi, che grazie a voi che io esisto. E allora andiamo ad ascoltarci mentre salutiamo DJ Dado, a cui auguriamo tutto il bene che questo mondo potrà riservarti. Produrrai ancora, ovviamente, tanto tu sei giovane. Sì. Questo è il primo disco che comunque dopo tanti anni ho deciso insieme a Simone J, che è una mia grande amica, che già avevamo fatto Radio Rot nel 98, e abbiamo prodotto questo nuovo singolo che si chiama Flying Air, che è prodotto dal nostro famoso produttore Roberto Turatti. Salutiamo Roberto, sarà presto nostro ospite anche lui, l'abbiamo già avuto quest'estate, ma lo riavremo adesso tra pochi giorni. Esatto, lui è il mio produttore di questo disco, e ne sono fiero perché è stato anche il mio maestro come disc jockey, quindi mi ha insegnato tutto nella vita, mi ha insegnato a fare il disc jockey,
e abbiamo anche finalmente incoronato questa cosa che avevamo detto prima o poi un giorno lo faremo un disco, lui fa ma sì prima o poi lo faremo, e allora, alla fine l'abbiamo fatto e me l'ha dimostrato. E allora ascoltiamocelo. Certo, ciao Dado. Fly Nye. Ciao. Ciao, 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 ciao. Here's the only sound that's tolerable when a migraine attack strikes. Nurtec ODT Remezepan 75 milligrams can provide migraine pain relief, which can help break the silence. Nurtec is the first and only medication proven to treat and prevent migraines in adults. Don't take if you're allergic to Nurtec. The most common side effects were nausea, stomach pain, and indigestion. For important safety, prescribing, and patient information, visit NURTEC.com. Alle 9. Lo trovi su tutte le piattaforme podcast: Apple Podcast, Google, Spotify, Deezer, Spreaker, iHeartRadio, Castbox, Podchaser, Podcast Addict. Sui social network Facebook, Twitter e Instagram. Alle 9. Contribuisci con noi ad allargare l'informazione. Your favorite things feel made for you. Your education should too. University of Maryland Global Campus, formerly University of Maryland University College, was made to serve the military and working adults like you. Today, we continue that tradition by offering frequent start dates so you can get started with convenient online learning that fits your schedule, by recognizing your accomplishments with credits you can earn for what you know, by providing no-cost online resources replacing most textbooks because a college education can fit your budget too, and with no SAT or GRE required for most programs. University of Maryland Global Campus, made for you. Last year, we awarded more than $15 million in scholarships to qualified students, including community college students, service members, veterans, and working adults just like you. Discover how we can make your education and your goals for the future a reality. Visit us at umgc.edu. That's umgc.edu. Certified to operate in Virginia by CHEV.